Buongiorno Maurizio Cecconi, lei è qui perché è un responsabile, diciamo così, della parte comunicativa di questa moto su Gian Miró. Però l'abbiamo conosciuta a Castelfranco Veneto per il centenario di Giorgione, che ha avuto un successo enorme. Ci può ricordare un pochino quell'evento straordinario che Castelfranco, la Castellana e la Regione Veneto ha avuto modo di conoscere? Ci sono pochi grandi autori nella nostra storia e Giorgione è uno di questi, e quindi il fatto che la sua città lo ospitasse, soprattutto un autore che ha dipinto anche poche opere, lo ospitasse e portasse da tutto il mondo i suoi capolavori, è stato un momento di grandissimo interesse. La mostra poi era anche abbastanza ardita, perché proponeva una stanza chiamata Le Sfide, in cui si analizzavano le opere che erano state attribuite a Giorgione o poi invece tolte dal suo nome, e quindi permetteva un ragionamento, un'idea di un personaggio che, quando si arriva a Castelfranco, non lo possiamo dimenticare, è una straordinaria pala che ci accoglie. Allora, una nuova chiave, se possiamo dire nuova, ma per lei non è nuova, una chiave di lettura nuova di Giorgione legato a Castelfranco, quale potrebbe essere? Se vogliamo sviluppare un turismo, ma se vogliamo sviluppare un'immagine di questa città. Ma intanto partiamo da un fatto: che Castelfranco è una delle cittadine della Pedemontana. Castelfranco è Jacopo Bassano, è Francesco Bassano, è la famiglia Bassano. Possagno e Canova, Castelfranco e Giorgione. E andando avanti arriviamo a De Min, arriviamo ai grandi pittori bellunesi, Sebastiano Ricci, Marco Ricci, per arrivare all'ultima cittadina un po' lontana, che in fondo è Pieve di Cadore, Tiziano. Quindi questo non è soltanto il Parco delle Dolomiti o il Parco delle Pre-Dolomiti, è il Parco degli Artisti. E quindi una delle chiavi di individuazione delle città è ricordare chi era il loro Deus, il loro punto di riferimento. Non dimenticatevi Salisburgo. Salisburgo, quando ci arrivate, è Mozart. Non lo è soltanto nella musica, nelle grandi rassegne, ma nei cioccolatini, nelle immagini che trovate nella città, nei manifesti, nei nomi dei locali, nelle vie. E allora credo che Castelfranco per il futuro, oltre che essere una straordinaria città con castello e torre, è anche la patria di Giorgione, e potrebbe aspirare, tramite questa chiave di lettura, a diverse cose. I musei del mondo aspirano ad avere Giorgione, a volte non lo prestano nemmeno perché sono opere straordinarie. Le grandi fondazioni culturali studiano Giorgione. La storia di Giorgione è a tutt'oggi un punto di domanda discusso con grande frequenza e con grande attenzione. E allora iniziare un lavoro certosino, serio, pacato, fatto di cosa su cosa, con poche chiacchiere e qualche fatto, significa cominciare a dire qual è l'opera di Giorgione che fra un anno o due può venire ed essere ospite per 3 mesi. Significa capire qual è il viaggio impossibile da percorrere nelle immagini delle opere riprese con i sistemi della moderna informatica. Significa capire come il virtuale ti aiuta a entrare nelle opere anche se le opere non ci sono. Significa capire come una terra, con i suoi sapori, i suoi radicchi, le sue uve, ti aiuta a comprendere perché un grande artista non si dimentica mai della sua patria.